Dimostrazione per assurdo. Quanto mi piace questa tecnica matematica, perché si basa su un principio molto semplice, e cioè quello del terzo escluso. Praticamente, se una cosa non è falsa, significa che è vera. Niente di più semplice, lineare, non ci sono vie di mezzo. Quindi i matematici cosa fanno? Per dimostrare la verità di una tesi, dimostrano l'assurdità della tesi contraria. Ma perché stiamo parlando di tutto ciò? Perché la dimostrazione per assurdo è una delle tecniche più utilizzate all'interno della politica italiana per quanto riguarda i temi economici. Perché i problemi dell'economia italiana sono per lo più risaputi, soprattutto all'interno di quelli che si occupano di economia. Però a noi piace sperimentare, piace provare cose nuove. Alcuni questa cosa la spacciano come creatività italiana. Ma per capire cosa c'entra questa dimostrazione per assurdo con quota 100, dobbiamo fare un passo indietro di un anno. E in più il tanto sponsorizzato ricambio generazionale, cioè ad ogni lavoratore che va in pensione ne rientrano 3 giovani, non ha alcun senso a livello economico e non c'è nessuno studio che confermi questa ipotesi. Aspettate un attimo! Quindi mi state dicendo che un tizio qualunque su YouTube, tramite la letteratura scientifica, pensa di aver capito tutto? Cos'è? Da quando Gesù Cristo sa qualcosa di economia, eh? Quindi l'Italia cosa fa? Per dimostrare la correttezza della letteratura scientifica, fa tutto il contrario. Applica quota 100 pensando che, mandando in pensione dei lavoratori anziani, quelli giovani andranno a sostituire i lavoratori vecchi. Primo mito da sfatare: non esiste un unico mercato del lavoro dove tutti competono ad accaparrarsi posti di lavoro più pagati o migliori. Secondo mito da sfatare: il mercato del lavoro non è una torta fissa. Ancora con questo Gesù Cristo, la politica italiana allora cosa fa? Ve la do io la torta. E punta ancora più in alto e afferma che per ogni lavoratore vecchio entreranno all'interno del mercato del lavoro 3 lavoratori giovani. Così, se dobbiamo dimostrare qualcosa, la facciamo per bene, eh? Quello era il 2018-2019 e adesso siamo nel 2020. È passato un anno dall'introduzione di quota 100. E quindi, com'è andata questa quota 100? Grazie a Dio ci viene in aiuto un report della Corte dei Conti. La Corte dei Conti è un'istituzione pubblica indipendente dai partiti politici che svolge l'attività di controllo delle finanze pubbliche e anche altre tante funzioni. Ma ha fornito anche un report riguardo il controllo delle finanze pubbliche nel 2019, facendo anche uno studio proprio su quota 100. Quindi questo video si baserà sullo studio di questa Corte dei Conti. Link in descrizione se ne volete sapere di più. Prima di analizzare come è invecchiata questa riforma dopo un anno, cerchiamo di dare un minimo di contesto all'interno del sistema pensionistico, di come funziona e di come si calcola la sua sostenibilità. Il sistema pensionistico italiano funziona tramite il metodo a ripartizione. Praticamente funziona in questo modo: l'INPS tassa i lavoratori e poi paga le pensioni. Quindi ora le vostre tasse stanno pagando le pensioni dei pensionati di adesso. Questo sistema, per essere sostenibile, richiede una crescita demografica ed economica decente, in modo che i lavoratori possano sostenere i pensionati che non lavorano più tramite una tassazione non troppo onerosa. Sulla crescita economica, purtroppo, siamo ultimi da ormai troppo tempo. Sulla crescita demografica, ne vogliamo veramente parlare? L'OCSE ci dice che nel 2050 ci saranno più pensionati che lavoratori. Quindi abbiamo capito che il sistema pensionistico italiano ha delle sue criticità e dobbiamo stare attenti affinché questo sistema possa essere il più sostenibile possibile, soprattutto in futuro, quando tutta la coorte dei baby boomers andrà in pensione. Questa è una stima della spesa pensionistica in rapporto al PIL da qui fino al 2060. Vediamo come c'è una grande criticità tra gli anni 30 e 40, proprio dovuta ai baby boomers che entreranno in pensione e ci sarà a lavorare una popolazione molto minore rispetto a quella dei pensionati. Quindi è importante gestire al meglio questa curva, cercandola di non anticiparla o di non allungarla troppo. Ma cosa vediamo lì? Tutte queste linee ci indicano tutte le previsioni di spesa pensionistica in base alle varie riforme. Quella gialla e quella verde sono le riforme pre-quota 100. Quella nera è con quota 100. Vediamo che l'obiettivo di non anticipare quella curva dei baby boomers non è stato raggiunto. Infatti c'è una vera e propria gobba
dovuta a quota 100, che ha fatto aumentare la spesa pensionistica. Questo fatto di quota 100 si può vedere anche tramite questa tabella, dove analizza il numero delle pensioni liquidate in base a un determinato periodo di tempo. Vediamo come la riforma Fornero ha fatto diminuire le pensioni liquidate, rendendo più sostenibile il sistema pensionistico. Vediamo come il numero delle pensioni liquidate all'interno del 2019, grazie a quota 100, è aumentato fino a tornare ai vecchi standard pre-riforma Fornero, quindi intaccando la sostenibilità del sistema pensionistico. Quindi già qui iniziano a sorgere i primi problemi. Inoltre la Corte dei Conti ha dato un giudizio positivo per quanto riguarda la riforma Fornero, perché ha reso il sistema pensionistico più sostenibile. E nel caso in cui nella riforma Fornero c'erano delle piccole criticità o delle rigidità per entrare in pensione, queste rigidità sono state allentate durante i periodi successivi alla riforma Fornero, dove appunto sono state introdotte alcune modifiche. E la Corte dei Conti di nuovo consiglia che se si voleva allentare ancora di più la riforma Fornero, non era necessaria l'introduzione di una nuova riforma che, come vedremo, ha molti punti di criticità, ma bastava adeguare altri istituti già esistenti, come ad esempio l'APE Social o l'APE Volontaria. Però qui ritorniamo al discorso di prima, noi siamo un popolo creativo, ci piace sperimentare e creare cose nuove. Ma torniamo a bomba su quota 100. Prima dell'introduzione di quota 100, il governo ha stilato una relazione tecnica, dove c'erano tutta una serie di analisi per vedere l'impatto di quota 100 all'interno dell'economia. In questa analisi venivano definiti anche tutti i dettagli delle persone che potevano aderire a questa quota 100 e in più appunto si giustificava questa introduzione grazie al ricambio generazionale e all'aumento di produttività causato da questo ricambio generazionale. Questa relazione tecnica è stata molto criticata dalla Corte dei Conti a causa della sua scarsità nel definire tutte le previsioni di adesione di quota 100. Questa scarsità ha generato anche delle difficoltà nei confronti della Corte dei Conti nel valutare nel modo più opportuno possibile questa politica economica che è stata fatta tramite il governo Conte 1. Per la relazione tecnica nel primo anno ci sarebbero dovuti essere 270.000 quotisti, cioè persone che hanno usufruito di questa quota 100. Passato un anno però le domande per quota 100 si sono fermate solo a 230.000 e di queste 230.000 sono state accettate solo 160.000 domande. Quindi praticamente rispetto alle previsioni del governo c'è un buco del 40%. Che ha causato anche dei problemi riguardanti la finanza pubblica, perché ovviamente ci sono stati il governo si è indebitato più del dovuto rispetto a quanto poi effettivamente è stato necessario. Andiamo per prima cosa ad analizzare quanto questa quota 100 ha contribuito all'aumento della produttività del paese. Risposta: non ha contribuito quasi per nulla, come vediamo nella tabella fornita dalla Corte dei Conti. L'introduzione di quota 100 ha fatto solo aumentare la spesa per pensioni in rapporto al PIL e ha fatto aumentare il numero dei pensionati in rapporto ai lavoratori, ma non ha fatto aumentare la produttività del paese che, come vediamo, è praticamente rimasta ferma a zero. Prima di analizzare il gran finale, e cioè vedere se effettivamente questo ricambio generazionale è avvenuto, c'è da porsi prima un'importante domanda, e cioè: quota 100 è stato effettivamente un privilegio per le persone che ne hanno usufruito? Per rispondere a questa domanda, la Corte dei Conti prende ad esempio un caso tipico di quota 100, e cioè una persona con 62 anni di età e 38 anni di contributi, e va a vedere come la sua pensione cambia in base a se c'è quota 100 o se non ci fosse stata quota 100. La Corte dei Conti ci dice che questa persona, grazie a quota 100, ha guadagnato 200 euro di pensione in più rispetto al caso in cui non ci fosse stata quota 100. Quindi sì, il quota 100 è un privilegio per le persone che ne hanno potuto usufruire, a danno però della fiscalità generale, che andrà a supportare questa spesa in più. È bene specificare però che il quotista medio ha un'età anagrafica e anche un'età contributiva leggermente diversa rispetto al caso preso in esempio, quindi il guadagno grazie a quota 100 è leggermente inferiore rispetto al caso presentato. Però oltre a questo, comunque possiamo affermare con tranquillità che quota 100 ha dato un privilegio ai quotisti rispetto a tutti gli altri pensionati, e questo privilegio aumenta se pensiamo che questa riforma è valida solo per 3 anni, quindi ci sarà una specifica popolazione di persone che avrà un privilegio rispetto a tutte le altre. Che bello avere uno Stato che agevola solo determinate classi sociali, eh? Fantastico, e in particolar modo determinate classi anagrafiche. Una cosa che ho specificato molto anche in altri video è il fatto che, è vero, abbiamo un'età pensionabile per legge tra le più alte del mondo, ma in realtà l'età pensionabile effettiva, e cioè l'età
pensionabile media dei lavoratori esistente è tra le più basse del mondo. Quindi di nuovo un altro elemento che ci dice come quota 100 effettivamente probabilmente non era necessaria, perché ci sono tanti altri modi per andare in pensione rispetto a raggiungere i 67 anni di età. E infine il piatto forte, il ricambio generazionale. La retorica era: mandiamo in pensione i lavoratori anziani stanchi e poco produttivi in modo che lavoratori giovani possano entrare nel mondo del lavoro, abbassando il tasso di disoccupazione giovanile e portando all'interno del mercato del lavoro forze fresche, e così il paese sarebbe ritornato a crescere. Ora, come ho detto anche in vecchi video, purtroppo un mercato del lavoro sano non funziona così. Un mercato del lavoro sano cresce quando cresce sia il tasso di occupazione di lavoratori anziani sia il tasso di occupazione di lavoratori giovani, e non c'è alcun trade-off che tenga. Non c'è una lotta all'ultimo sangue per trovare il posto di lavoro tra anziani e giovani. Anche perché spesso un ragazzo giovane non potrà mai ambire a sostituire la posizione lavorativa di un manager o di un dirigente, che è una posizione lavorativa tipica dei lavoratori anziani. Ma questa è solo teoria e lo sappiamo. L'economia non ne sa nulla, se solo opinioni. Dimostrazione per assurdo. E vediamo i fatti. I fatti sono che, secondo non solo lo studio della Banca d'Italia, ma anche appunto quello della Corte dei Conti, il tasso di sostituzione tra lavoratori giovani e lavoratori vecchi non è praticamente avvenuto. Anzi, non è avvenuto assolutamente nella misura in cui pensavano i politici italiani. E cioè che per ogni lavoratore anziano sarebbero entrati all'interno del mercato del lavoro 3 lavoratori giovani. Tutto ciò non è accaduto, anzi, dai risultati si evince che per ogni 2 anziani sono entrati all'interno del mondo del lavoro quasi una persona. Praticamente il tasso di sostituzione è stato pari allo 0,4%, quindi ad ogni 2 anziani è entrato quasi un giovane. E in più vediamo come i giovani sono entrati nelle posizioni lavorative in cui era effettivamente possibile questo cambio generazionale, e quindi nei posti di lavoro a basse skill, perché ovviamente non è che un giovane appena entra nel mercato del lavoro va a sostituire il manager anziano, va a sostituire mansioni per cui sono facilmente replicabili anche da persone che non hanno poche skill effettivamente. In più l'impatto sull'occupazione complessiva è pari al meno 0,2%, quindi la tesi per cui grazie quota 100 c'è questo ricambio generazionale e l'Italia torna a crescere, vediamo che effettivamente non sta in piedi, non solo per i dati che effettivamente sono stati rilevati, ma in più abbiamo visto il dato sulla produttività che non è aumentata grazie a quota 100. Un ultimo dato che ci fa affermare con tranquillità che quota 100 non ha fatto rinvigorire il mercato del lavoro è il fatto che le adesioni per quota 100 sono state fatte in misura maggiore nei mercati del lavoro più deboli, quindi dove i mercati del lavoro sono meno dinamici e questo ricambio generazionale avviene molto difficilmente. Specificando comunque che il mercato del lavoro non funziona così. Se un mercato del lavoro cresce, dà posti di lavoro sia per persone anziane che per persone giovani, e non c'è alcun trade-off, lo ribadisco nuovamente. Ad esempio, interessante vedere alcuni grafici che ha elaborato la Corte dei Conti, dove mettono in relazione la propensione a quota 100 e il reddito disponibile pro capite, e vediamo come più aumenta il reddito disponibile e meno c'è la propensione a entrare in quota 100. In più vediamo una relazione positiva tra tasso di disoccupazione giovanile e propensione a quota 100, quindi minore il tasso di disoccupazione e minore è stata la propensione a quota 100. Quindi nonostante quota 100 sia stata introdotta in mercati del lavoro dove c'è stato un elevato tasso di disoccupazione, nonostante questo dato, effettivamente il ricambio generazionale non è poi avvenuto. Quindi praticamente più il mercato del lavoro è debole, più c'è l'utilizzazione di quota 100. Perché ovviamente in un mercato debole, dove maggiori riduzioni del salario corrispondono a una maggior restrizione economica, allora le persone sono più spinte a uscire dal mercato del lavoro che non li remunera abbastanza e quindi ad adottare quota 100. Per ultimo, quota 100 è stata adottata soprattutto più al sud rispetto al nord. Detto questo, spero di aver detto più o meno tutto e aver dato un quadro generale su questa nuova riforma di quota 100 e l'anno che è passato dopo l'introduzione di questa quota 100. Ringrazio gli abbonati che sostengono questo canale, e in più per gli abbonati c'è un ulteriore approfondimento riguardo questa riforma dove leggiamo insieme alcuni pezzi del report della Corte dei Conti. E niente, ci vediamo la prossima puntata. Io vi dico che sto tornando pian piano ufficialmente di nuovo a pubblicare video. Festeggiamo! Alla prossima!